quest'oggi è una puntata tipica, come tante poi lo sono state quando Jack è in trasferta. Quindi siamo in studio semplicemente io e Max Cocchi, che non è poi semplicemente, voglio dire, perché sono in studio. In lungo e in largo anche di questo ultimo successo che ha sconvolto i pronostici della Virtus in trasferta a Monaco, terra quanto mai di Max Cocchi. Magari. Beh, insomma, sei sempre là. E siamo in collegamento invece con il grande Jack Bonora, che vediamo che addirittura ti sei creato lo sfondo sfumato. Cioè, sei riuscito a fare... Ci tenevo molto. Allora, in realtà sono atterrato alle 16:40 a Malta, sono riuscito ad arrivare subito in questa zona centrale molto bella. E, beh, lo sfondo è sfumato, è vero, forse sarebbe stato meglio l'inverso, sfondo a fuoco e il sottoscritto sfumato, però spero vi accontentiate, perché insomma abbiamo tante cose da raccontare. Arrivo da una produzione televisiva in quel di Tirana, 4 giorni molto belli, e adesso a Malta. E la prossima puntata invece, dimmi scusa, microfono va bene? No, il microfono va bene, va bene, va bene. Perfetto, dicevo, adesso io sarò qui, la prossima settimana avremo un'altra puntata di Sport Club qui, e poi l'ultima, non mi crederete, ma addirittura da Capoverde per un'ultima produzione televisiva. Per cui insomma i panorami saranno sicuramente molto differenti, ma sono anche molto differenti le cose che andiamo a dire, perché quello che raccontiamo una settimana spesso e volentieri non vale la settimana dopo, non a caso. Abbiamo fatto la trasmissione a Radio Basket 108, Tristi Jack, si parlava tanto di una formazione di Monaco favoritissima, e invece la musica è radicalmente cambiata, Monaco imbarazzante e Virtus dominante. Capiremo poi se fu vera gloria di manzoniana memoria. Quindi io questo lo chiedo a Max, perché sia io che Max, devo essere sincero, eravamo convinti, Max ancora di più, sulla carta della strapotenza del Monaco. Invece cosa è successo? È successo che io ho detto serenamente, Monaco in carrozza vince lo scontro, e invece lo scontro l'ha vinto quello che ha fatto le guffate. Chi ha vinto, esatto, chi ha vinto in carrozza è stata la Virtus. Faccio mia colpa, ma soprattutto faccio mia colpa perché è successo di fatto quello che era successo nella stagione passata, ossia siamo ad inizio stagione, le squadre si devono assestare meglio incontrare le forze. Per i primi 2 o 3 mesi di Eurolega c'è comunque un assestamento, soprattutto appunto delle squadre più forti che devono trovare l'amalgama, che ovviamente le squadre più forti hanno anche più giocatori nelle varie nazionali, e quindi ovviamente ci mettono più tempo a trovare un amalgama. Se pensiamo all'anno scorso, l'Eurolega cominciò con 7 o 8 vittorie consecutive del Baskonia, che alla fine arrivò, che mi pare non riuscì neppure a entrare nelle 8 dei playoff a fine stagione. Quindi avevo colpevolmente da parte mia trascurato un aspetto dell'Eurolega che invece è ben presente e sarà presente anche in questa stagione, e da queste prime avvisaglie Jack e Luigi prevedo un'Eurolega molto molto equilibrata, e quindi con delle distanze fra le squadre accorpate e viaggeranno con pochi vantaggi di punti in classifica per molto tempo, cioè avremo delle classifiche veramente, veramente corte. Allora, come è successo nella stagione scorsa. La premessa che devo fare è che voi due a fare i pronostici siete peggio di Fagioli e di Tonali, ve lo dico già. Scommesse, perché è campo tuo. No, quindi... ma se mi metto a scommettere, probabilmente nel giro di una settimana sono col cappellino in mano in indipendenza. Cioè, questo è fuori di dubbio. Beh, allora parliamoci chiaro: se uno avesse giocato la Virtus vincente a Monaco di 24, con Monaco che non arriva a segnare 60 punti in casa, penso che la quota sarebbe stata a cavallo del 10,
Quindi lasciate perdere il famoso io l'avevo detto. Non conta nelle scommesse io l'avevo detto, conta chi aveva giocato. Io personalmente credo che ci sia qualcosa che non funziona a Monaco, che pure sta facendo bene in campionato. In Coppa la partita è stata sicuramente molto negativa per la formazione appunto monegasca, e poi ci sono i meriti della Virtus, perché voglio dire, è vero che l'avversario è stato molto meno presente di quanto ci saremmo tutti attesi, però voglio dire, la Virtus è una squadra viva, come viva è stata con lo Zalgiris, poi mi si può dire che ha ceduto negli ultimi 5 minuti. Sono anche convinto che la scelta di utilizzare nel finale di partita Hackett invece di Smith probabilmente sia stata pagata da Banchi, ma sai, anche qui torniamo al solito discorso, troppo facile dirlo dopo. Rimane il fatto che la Virtus l'è giocata con lo Zalgiris ed è stata anche in vantaggio di 15, poi l'ha persa, non so dirvi quanto buttata, dico persa, e poi ha vinto a Monaco. Quindi tra virgolette al momento la Virtus ha i due punti che ci aspettavamo in classifica, semplicemente li ha fatti con quella con cui si pensava che perdesse e ha perso con chi si pensava che vincesse. Quello che abbiamo però evidenziato tutti è l'inconsistenza del pivot, che è Koch, che continua a non essere oggettivamente convincente, ma per il resto si è vista una signora Virtus. Guarda Jack, di pure. No, dicevo, beh Jack, è vero su Kakok, però c'è da dire che ad esempio a Monaco, contro una delle squadre più atletiche dell'Eurolega, la Virtus ha preso 10 rimbalzi in più. Ma voglio dire, io ribadisco semplicemente quello che ti ho detto l'altra volta. Al momento, secondo me, molto meglio Jaité di Kekok. Però ricordiamoci che fa parte di una squadra che è andata a vincere a Monaco di 24. Certo. Quindi il suo contributo in qualche modo esiste. È evidente però che questo non lo dice Jack Bonora, lo dice Banchi, che ha detto fondamentalmente una cosa: il mio pivot titolare si chiama Dunston, che ha 37 anni. Kekok è il cambio di Dunston. Ok, come l'anno scorso, quando Scariolo ha deciso di mettere fuori dalle rotazioni Lundberg, non è una scelta che ha fatto Jack Bonora, che ha detto a me non piace Lundberg, deve stare fuori, l'ha deciso l'allenatore. Ma perché? Perché evidentemente uno era bravo ma non giocava bene, l'altro ha dei dubbi sul fatto che sia bravo. Però lasciamogli tempo, non bisogna correre, la Virtus è prima in classifica in campionato da sola, è ha due punti in Eurolega, che sono i due punti che deve avere, si può aspettare un giocatore dal quale si attende un miglioramento. Non mi si dica però è giovane, perché a 27 anni, se si gioca a basket, non si è giovani, si dovrebbe essere nel pieno della maturità. Guarda, abbiamo delle domande che vorrei sdoganare un po', perché ne arrivano tantissime, e anche perché dopo, nella seconda parte, subito dopo la pubblicità, parleremo molto anche di Fortitudo. Allora, c'è una domanda che dice Gil, ci dice: ciao ragazzi, ma Mascolo farà la fine di Routhier? Un minuto in una partita già vinta largamente non esiste proprio. Guarda, ti rispondo io, ma poi vediamo se Max ha idee diverse. Il rischio è quello. Il rischio è quello, perché se tu pensi di competere con Hackett, Paiola e Mascolo, hai sbagliato. Se tu dici i miei tre esterni sono Smith, Hackett e Paiola, non credo che ci sia spazio per un quarto che potrà dare intanto un contributo in allenamento, perché ricordatevi che un buon giocatore come è stato Ruzio, come è Mascolo, ti alza il livello dell'allenamento. Poi però quando c'è la partita giocano altri, questo è un dato di fatto. C'è anche un'altra domanda che dice: ma a giocare così tanto Bellinelli, Hackett, Dunston, arrivano interi poi a maggio? Ci dice Andrea. Innanzitutto non stanno, cioè il minutaggio lo sta dosando molto bene Banchi, perché se andiamo a vedere comunque sono giocatori che non hanno mai fatto più di 20 minuti di campo in queste prime 6-7 partite ufficiali della Virtus, 2 di Eurolega, 4 di campionato e 2 di Supercoppa, quindi fa 4-2-6 nelle prime 8 partite ufficiali, non hanno mai giocato più di 20 minuti. In questo Banchi è sempre stato molto, molto attento e molto bravo. Piuttosto Jack, piuttosto chiedo a tutti e due, quello che mi colpisce molto è la partenza, non tanto in campionato perché c'era stata anche l'anno scorso, ma la partenza
a razzo di Belinelli anche in Eurolega, perché abbiamo visto comunque un Belinelli a punti sia con Kaunas che contro Monaco, mentre l'anno scorso Belinelli per 4 mesi di fatto in Eurolega non è stato un fattore. Allora, siamo molto sinceri, Belinelli non è un solo non è stato un fattore, noi ci domandavamo in che condizioni fosse Belinelli e oggettivamente i primi 4 mesi abbiamo avuto molti dubbi sul fatto se fosse finito o meno, perché quando un giocatore gioca male a 26 anni dici è bravo, è scarso, ma quando uno gioca male a 37 ti domandi se è ancora un giocatore oppure appunto se è finito. Il buon Belinelli, che io ho visto i primi 4 mesi, non avrei mai confermato e mi sono posto il dubbio se fosse finito o meno, invece nei mesi successivi ne ho invocato la riconferma. Il concetto è che Belinelli potrebbe anche dirci qualcosa e dirci: guardate, siamo molto sinceri, io i primi 4 mesi ho giocato male per primo motivo, ero sovrappeso di 6 kg e come vedete io un po' di pancetta ce l'ho, per cui lo capisco perfettamente e lo giustifico, non è ironica. Ma detto questo, potrebbe anche dire: guardate, a me Scariolo non mi ha messo nelle condizioni migliori di giocare. Poi ci siamo parlati, gli ho detto cosa volevo, lui mi ha detto cosa volevo, c'è stato cosa voleva lui, c'è stato un chiarimento e alla fine sono riuscito a fare la mia pallacanestro, cosa che peraltro sto protraendo con lui. Luca Banchi. Credo che non debba essere un segreto di Stato, nessuno parla di chi ha sparato a Kennedy, si parla semplicemente del perché Belinelli, che è sempre stato un ottimo giocatore, oggettivamente i primi 4 mesi della stagione scorsa ha completamente fallito, ma lui sta continuando sul trend che ha proposto nella seconda parte di stagione, è un dato di fatto. Guarda, io direi che siamo pronti, Jack, dopo questa introduzione sulla Virtus, per andare in pubblicità, dopodiché rientriamo con quello che indiscutibilmente è l'MVP da 3 partite della Fortitudo, Pietro Radori. Quindi siamo in collegamento con lui, noi ce l'abbiamo e quindi andiamo in pubblicità e fra poco ci ritroviamo qui con te. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Sai che esiste un ristorante dove puoi gustare carbonara, fritti, tiramisù e alzarti da tavola leggero? È il ristorante Libra di Bologna, in via Testoni 10, premiato con una forchetta dal Gambero Rosso. Vieni a trovarci.
alla ricerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena? Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 20 44 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Sono in televisione. Eccoci rientrati in studio, sempre collegati con il grande Jack Bonora. Dov'è che è atterrato? Malta. Ah, a Malta. Per ora Malta. Esatto. Fra due settimane sarà Capoverde. Mi è arrivato un messaggio per chiedermi se in realtà eri a Paparazzi, al bagno Paparazzi. Perché, la maglia, vedi? Esatto, perché con la maglietta sarà felice Patrick. E comunque siamo collegati non solo con Jack Bonora ma anche con Pietro Radori. No, soprattutto, soprattutto con Pietro soprattutto Radori. Con non Pietro Radori. Soprattutto, vai. Benissimo. Vai. Pietro, c'è già Pietro? Ciao ragazzi. Ah, benissimo. Ciao Pietro, buonasera. Allora, no, è al telefono e non è in video Pietro Radori? No, è in video, Ah, ok. No, ci sono. Ok, bene. Allora Pietro, questo è exploit, tutti parlano di te, lo stesso Michelini nella cronaca della partita scorsa diceva che ti vede come non ti vedeva da oramai 8-10 anni, in una forma sfavillante. Cosa è successo? Ma allora diciamo che è un po' esagerato, anche se quando parla bene di te fa sempre piacere. È ovvio che le prestazioni individuali vanno sempre con i risultati di squadra. Questo è, essendo uno sport di squadra, non è il tennis. Se tu vinci, tutto viene valorizzato. E lo ringrazio per quello che ha detto, però non è proprio così, nel senso che anche altri anni le cose andavano bene individualmente, ma non c'erano i risultati di squadra, e questo ovviamente influisce sul giudizio, soprattutto all'esterno, soprattutto da parte di addetti ai lavori e giornalisti. Comunque quest'anno, detto ciò, siamo partiti molto molto bene, direi. Diciamo che conta molto, come hai detto tu, anche la squadra che è intorno e come è la famosa amalgama e i giocatori di sistema, per parafrasare un po' quello che diceva il buon Bonicciolli. Ma sì, ma alla fine conta i risultati di squadra. Se tu vinci va tutto bene, puoi anche giocare male, se vinci va tutto bene, ti è tutto perdonato. E non condivido completamente questo tipo di mentalità, perché bisogna secondo me analizzare le cose al di là, personalmente, ma anche a me piace guardare anche altri sport, il calcio, la pallacanestro sicuramente. È più complicata, è più ampia la valutazione, però è ovvio che quando vinci tutto viene visto in maniera super positiva e molto bella, quindi influisce molto il risultato di squadra, non c'è dubbio, anzi è l'unica cosa che conta alla fine. Una domanda da parte di Jack, allora. Jack? Allora, dopo te ne tengo in serbo uno, visto che hai detto che parlo di calcio, preparati perché ti faccio parlare anche della vicenda dei calciatori che hanno scommesso, ma prima faccio contento il pubblico Fortitudo, perché logicamente voglio rimanere sul tema caldo. Noi ci siamo visti quest'estate non al Paparazzi ma al Fantini Acerbi, abbiamo brindato insieme, ci siamo salutati sempre con grande gioia, dove ci conoscemmo peraltro nel 2006, e tu mi hai detto una cosa: Kaya mi ha dato fiducia. La prima cosa che mi ha detto Kaya è: tu sei il mio uomo di riferimento. Io pensavo che con Kaya, fanatico della difesa, tu non trovassi particolare spazio, e invece mi sbagliavo, come mi capita spesso, perché Kaya ha detto chiaramente: Pietro è un attaccante eccezionale,
io voglio dargli la possibilità di dare il massimo in attacco e di farlo rifiatare anche in difesa con degli uomini che lo aiutino. È stata quella la chiave del tuo miglior rendimento offensivo, senza dimenticare che tu in questi anni hai viaggiato a cavallo dei 13-15 punti a partita, perché bisogna non dimenticarlo. Sì Jack, quello che dici è corretto per l'80%, nel senso che non mi fa rifiatare a cara in difesa, anzi mi fa andare, mi fa andare, e quando sbaglio e se non faccio una cosa corretta è il primo che mi massacra, quindi non è corretto il fatto di rifiatare, perché lui chiede tanto a me in attacco e chiede tanto a me in difesa. E è ovvio che nel mio caso, quando ti appiccicano tra virgolette un'etichetta, soprattutto come è successo a Bologna in questi anni, riferita alla difesa, poi è difficile staccarla, no? Però io c'ho dei limiti e c'ho delle qualità in attacco e in difesa, e si può anche uscire dallo stereotipo ogni tanto, però sicuramente Kaya non è uno che ti dice rifiatati, non è così, non funziona assolutamente così. Ma secondo me, guarda, secondo me quella cosa lì del rifiato, quella cosa l'ha aggiunta Jack, secondo me, perché non è da Kaya che dice lo faccio rifiatare, sono le domande tranello di Jack, secondo me, quelle. No, ma sai, rifiatare può voler dire che se c'è per ipotesi un giocatore con delle caratteristiche magari più improntate alla velocità, che in qualche modo in alcune occasioni può superare Pietro, lui sa di avere alle spalle dei giocatori che sono pronti a chiudere per poi beneficiare del suo immenso talento offensivo, perché vorrei ricordare che Pietro Radori è uno dei più forti attaccanti italiani per quanto riguarda proprio la pallacanestro italiana. Poi lasciate perdere le favoline, tutti lo prendono in giro, il bulbo, il gel, ma l'avessi io il bulbo da mettere il gel, la gente scherza, ma io Pietro so bene con quanto impegno tu ti alleni, con quanto impegno ti comporti sempre con la massima professionalità, e queste partite mi piacciono tanto perché da amico so quanto abbiamo dialogato in questi anni. E come a volte non è bello, pur essendo un ottimo giocatore, sentirsi dire delle cose che sono molto artefatte in tante occasioni. Ma vorrei arrivare su cose ben più artefatte. Poi lascio la palla ovviamente a Luigi e a Max. La vicenda da uomo di sport, tu a 30, quasi 35 anni puoi veramente parlare come un riferimento della pallacanestro italiana, uno sportivo nazionale. E vedere questi calciatori che hanno scommesso, cosa ti senti di dire? Ah, questo argomento complesso. Io non sono uno scommettitore, non sono un giocatore d'azzardo, non mi piace neanche fare scommesse da metà campo, quindi parli con la persona sbagliata. È complicato, nel senso, se scommetti sul tuo sport diventa difficile valutare il tuo modo di approcciare la vita. C'è anche da dire che ognuno poi con i soldi guadagnati o con quello che ha fatto fa quello che vuole, chi siamo noi per giudicare? Detto ciò, stai parlando con una persona che non ama il gioco d'azzardo, quindi so che tu segui molto il mondo del poker. Non è roba mia, non piace, non so di cosa si, a me non piace, non ho mai fatto, quindi sono uno di parte. Giusto. Dall'altro lato, però c'è tanta gente che lo fa. Benissimo. Come posso io giudicare in negativo? È un argomento un po' complesso. È vero, poi prendiamo sempre un riferimento che il tesserato, per quanto riguarda ad esempio il calcio, non può scommettere sulle competizioni sulle proprie partite, ovvio. Quello assolutamente aggrava la posizione, quindi figuratevi. Poi secondo me ci sarebbe una grande differenza tra scommettere a vincere e scommettere a perdere. Poi il fatto che un tesserato non possa scommettere sullo sport oggettivamente è giusto da un lato, ma parliamoci chiaro, se Pietro avesse la voglia di scommettere su una partita di Serie B in cui lui non gioca, realisticamente non andrebbe non a alterare il risultato. Io non faccio perché non mi piace, cioè preferisco non so fare un brindisi con te piuttosto che scommettere. Dillo a me. Hai pienamente ragione. Chiaro che se uno scommettesse sulla fortitudo perdente
e allora commetterebbe, secondo me, un reato di una gravità da radiazione dalla pallacanestro. Se fosse un'altra partita, di un altro campionato, di un altro sport, sarebbero altri discorsi. Però mi interessava comunque, da sportivo, la tua considerazione. Non rubo spazio a Max e Luigi, prego. Guarda, ritornando a quello che dicevi prima, Pietro, io vedo i numeri, a parte che tu hai una media di 20 punti a partita in queste prime tre partite e sei già il quarto scorer del campionato, ma ci sono anche molti tuoi compagni, vedo, media rimbalzi difensivi, terzo è Freeman. Negli assist c'è Fantinelli al quarto posto, quindi quasi tutti media palle recuperate, c'è Fantinelli il primo con 3 palle recuperate e Ogden è al quarto posto. È una squadra che sembra funzionare ed essere costruita molto, molto bene, sei d'accordo? Beh, non saremmo 4 vinte e 0 perse se no i primi da soli, se non fosse così in questo momento. Io sono convinto e credo che Attilio Caia sia un ottimo allenatore, non solo per come costruisce le squadre durante l'estate, ma anche come le allena. È un allenatore che allena da 30 anni, è molto molto rispettato. Tanti allenatori vorrebbero allenare come lui e non possono farlo perché non hanno la sua nomea, la sua carriera, il suo genio cestistico. E non so se sia il primo anno che lui faccia nella categoria cadetta o ne abbia fatti altri, questo non lo so, però ha fatto la differenza in Serie A e la sta facendo anche adesso in A2, perché è un allenatore che sa fare la differenza. Non è semplice essere abituati a un certo tipo di livello di giocatori, scendere e comunque far capire il proprio la propria idea di pallacanestro. Non è così semplice. E lui è molto bravo sotto questo aspetto. Assolutamente. Max, vuoi fare una domanda? Pietro, queste 4 vittorie hanno aumentato la percezione che avete della vostra forza? Ossia, vi aspettavate di partire in questo modo? E quindi state anche alzando l'asticella dei vostri obiettivi finali? O comunque per voi rimane tutto come quando siete partiti? Allora no, sicuramente non ci aspettavamo di partire 4-0, ma non perché non avessimo fiducia in noi stessi, ma perché comunque il nostro girone, credo e penso, se parlate con tutti gli addetti ai lavori, è molto più complicato rispetto all'altro girone della 2, perché non ci sono squadre materasso, forse ce ne possono essere 2-3, forse, non lo so, poi dipende anche dalla giornata. E se questo abbia cambiato gli obiettivi iniziali, non credo e non penso. Sicuramente noi giochiamo per vincere, però una cosa alla volta. Adesso siamo partiti molto bene, la città di Bologna, per quanto ama la pallacanestro, è un'arma a doppio taglio. Cioè, se tu vinci una partita è come se fossi campione d'Italia, se ne perdi una è come se fossi già retrocesso. Quindi bisogna sempre averci un bilanciamento e gestire le cose nella giusta maniera. Adesso stanno andando molto bene, succederà, io spero di no, spero di vincere tutte, ma può succedere che se ne perda una, perché sennò saremmo la Juventus di Antonio Conte, che anche lì qualcuna ne perdeva. Quindi diamo sempre il giusto bilanciamento alle cose, non è che se vinci sei un eroe, se perdi sei il peggiore dei giocatori. Cioè, diamo sempre il giusto bilanciamento alle cose e penso che possiamo toglierci le belle soddisfazioni. Ascolta, guarda, a parte tutti i messaggi di affetto che arrivano qua, io l'ho sempre detto, grande Pietruzzo, quindi arrivano messaggi da tutte le parti, alla faccia di Gianluca Pagliuca che ci segue sempre e che mi prende in giro perché io ho parole, dice, anche troppo edulcorate nei tuoi confronti. E i messaggi sia a me che a Max.
Allora, comunque qua c'è un messaggio invece di Paolo che dice: la prossima Trieste dirà il valore reale della squadra. Loro sono tosti, l'importante è non prendere un'imbarcata, poi alla fine si tireranno le somme. Se si riesce a difendere come con Forlì, allora sarà una bella battaglia. Ciao Paolo. Cosa dici tu, Pietro? Partita ci difficile, sta, non condivido sono imbattuti come voi. No, ne ha persa una. No, l'ha persa una. Ne ha persa una. E quindi come la vedi? Sbaglio. No, vedo che... No, allora sicuramente il discorso di non prendere un'imbarcata è vederlo in maniera negativa, però ho detto cose corrette. Diciamo che la partita successiva, in base alla mia carriera, anche avendo avuto allenatori di un certo livello, sempre quella più difficile. Poi una volta che la vinci, ah sì, ma era facile. Non è proprio così. Se era difficile, rimane difficile anche quando vinci. E quindi bisogna dargli il giusto valore, nel senso che se tu vai a giocare una partita contro una squadra forte e la vinci, rimane sempre una squadra forte quella che hai battuto. E quindi tu hai fatto meglio di loro. Detto ciò, Trieste è un'ottima squadra, è costruita, io credo, da quello che so, per salire, e quindi sarà un bel banco di prova. La squadra è molto cresciuta anche in alcuni giocatori come Fantinelli e gli americani quest'anno per la prima volta forse negli ultimi anni sono stati presi come buoni giocatori e ottimi per giocatori di squadra, proprio di sistema. Sei d'accordo? Sì, ma penso che anche gli anni scorsi erano giocatori forti, cioè, non si discute il valore degli americani arrivati anche gli anni scorsi, poi bisogna che rendano in campo, quello sta ogni sta giocatore nel manico. Quello responsabile di... Vabbè, abbiamo già capito. Sta anche comunque... No, non nel manico, sta anche a te stesso. Cioè, se io vado a giocare al Fenerbahce e non rendo, va bene, sicuramente ci sarà l'allenatore che non mi fa rendere, però devo anch'io mettermi nella situazione di far partite che valgono il posto che ho. Jack. Cioè, tu, secondo me, Pietro, sei molto buono a dire che non si discute il valore degli stranieri che sono arrivati in fortitudo in passato. Poi tu ti sei allenato con loro, per cui, per carità, li conosci meglio di me. Ma vogliamo dire che molto spesso gli stranieri della fortitudo non hanno reso. Cioè, poi tu mi puoi dire Thornton aveva qualche numero, ma se ci metti che spesso mancava i ferri e che, se non sbaglio, non lasciava lì un gin lemon, insomma, alla fine non puoi dire che gran straniero che abbiamo comprato, o sbaglio? No, beh, quello fa molto ridere perché lo dici e fa ridere, ma non è così, cioè non è proprio così. Cos'è? Preferiva Coke Room? No, non lo so, perché non ci uscivo assieme per bere, nel senso. Allora facciamo un altro gioco. Poniamo che si decida di provare ad andare in Serie 1. Qual è il tipo di giocatore che inseriresti in questa squadra per provare veramente a dare la zampata per salire nel massimo campionato? Madonna, che domanda complicata. Mi pagano per questo. No, allora... Beh, ora non ti direi nessuno, siamo 4 vinte e 0 perse, direi che è perfetto così, quindi non ti direi nessuno. Poi non allungheresti un po' la panchina? Poi io faccio il giocatore, attenzione, nel senso, questa domanda, se vuoi ti giro il numero di Attilio, lo chiami, se ti risponde e non ti butta giù e non ti infama, glielo puoi chiedere a lui. Se anche mi infama non sarebbe il primo e non sarà l'ultimo soprattutto, però la panchina un po' più lunga non starebbe male, no? Tutto sommato, vai. Ma però Attilio ha spesso giocato così anche quando aveva squadre e facevano le coppe, lui gestisce la squadra in questa maniera. Poi comunque lui dà spazio, cioè siamo in 11, c'è anche Tafly fuori,
siamo in tanti per giocare una volta a settimana, lui non si fa problemi, se tu non fai quello che dice lui, dopo 2-3 minuti lui cambia, non ha problemi, non si fa problemi, quindi lui non ha nessun tipo di problema e... Quindi ti tiene un po' sul rasoio, un po' tutti, cioè devono sempre dimostrare che sono concentrati e sul pezzo. Assolutamente, lui è quello che chiede, lui non ha problemi se tu sbagli un tiro, l'importante è che non fai scelte sbagliate e soprattutto l'intensità, l'agonismo, l'aggressività, lui, per lui è fondamentale questo. Qua vedo, guarda, questo messaggio te lo devo leggere, Pietro. Buonasera, finalmente vedo Radori dal vivo, sono tifoso della Fortitudo e io spero addirittura di non vederlo più con quella maglia e gli auguro di andare in A1 dove si merita e poi che le strade si dividano. Saluti Tommy. E perché non con la Fortitudo? Con la Fortitudo? Cioè, Pietro ha fatto una scelta di una città, di una società, è una persona che onora la maglia anche in termini di immagine, cioè noi ridiamo e scherziamo, possiamo fare mille considerazioni, ma io credo che Pietro sia un elemento che nella storia della Fortitudo ha anche una militanza in un certo numero di anni. Se uno tifa Fortitudo, beh, perché si deve augurare che lui non vesta più la maglia della Fortitudo e vada in A1 con la maglia di un'altra squadra, ma speriamo che ci vada con la maglia della Fortitudo, dai. Esattamente, sono d'accordo. Ascolta, cosa sei tu delle squadre che vedi invece l'approccio in Eurolega e le squadre in Eurolega? Le hai guardate un po'? Come stanno andando? Chi vedi fra le grandi squadre? Luigi, io lo so che quando sei Pietro sei in estasi, però ricordi che c'è anche Max che deve fare qualche domanda, perché lo so che oggi mi sei in estasi. Capisco la giornata. Max mi fa un cenno quando vuole fare una domanda. Ma io mi limito a fare presenza, lascio che faccia, perché un'occasione così gliela devo lasciare, anche perché so che non si sentono da tanto, quindi gli lascio volentieri la possibilità di fare domande. Raccontaci un po' come vedi l'Eurolega. Ma Max, cioè nel senso, fa piacere, eh? Vai Max. No, Pietro, è che sai, lo vedo, cioè tu non sei qui, io lo vedo, cioè gli vedo gli occhi brillare, quindi non voglio interrompere questo idillio, capisci? Ma guarda, noi ci vediamo quando vogliamo a prendere un caffè. Sono felice per un mio amico. Sono felice per un amico che sta giocando alla grande. Vai. Max. No, ma stai finendo una domanda. No, volevo farti una domanda sull'Eurolega. Finiscila, dopo ne farò una io, dai, finisci l'Eurolega. Quest'anno vedi la Virtus potenzialmente nei playoff o no? Beh, è complicato, nel senso che il livello è molto molto alto. L'anno scorso Milano ha perso 10 partite di fila ed è una delle prime 4-5 squadre dell'Eurolega e poi ne ha vinte 6 su 8 e nessuno se l'aspettava, perdendo contro squadre molto più scarse sulla carta e poi vincendo contro squadre più forti fuori casa, quindi è molto alto il livello. Io ho giocato l'Eurolega non con questo format, ma questo formato è molto difficile, ci sono tante squadre, tante squadre forti, tante giornate, due, stavo guardando gli highlights, per quello mi perdo un po' via, due partite a settimana, poi la domenica devi andare in campionato e magari giochi contro squadre che non hanno fatto le coppe e danno tutto, è complicato. Io non sono a favore delle squadre a 15-16 giocatori perché qualcuno si trova estromesso durante l'anno, nel bene o nel male qualcuno volente o nolente si trova estromesso. Però giocando così tante partite è difficile, è molto difficile. Pietro, quello che ti chiedo, visto che comunque in questa squadra tu sei, ti puoi considerare un veterano, perché tu e Matteo siete i giocatori che hanno più... Guida. Hanno come? Il giocatore guida. Sì, guida, sono anche i giocatori che sono da più tempo in Fortitudo. Ti chiedo che, quindi visto che hai vissuto anche le società passate, che cosa è cambiato quest'anno? Ma allora,
se, premesso che è chiaramente la società è molto giovane, quindi non hai magari avuto molto tempo per ancora per toccare con mano, ecco, quello che sta succedendo, però qualcosa è cambiato a livello societario. Beh, sì, è cambiata la presidenza, è cambiato tutto. Quello che tutti vedono sicuramente è quello è che i tifosi, soprattutto forse i Leoni, sono molto più a favore di questa presidenza con Tedeschi più tutti gli altri soci. Io Tedeschi lo conosco bene da anni ed è una persona super, cioè nel senso, anche quando non c'entrava niente con la Fortitudo, lo conoscevo ed è una persona super rispettabile e da anni lo conosco e mi ha fatto solo che piacere che entrasse in Fortitudo. Si era creato un clima con Muratori in questi anni negativo, che non era positivo per la squadra perché c'era tanta contestazione, anche comunque ci eravamo qualificati ai playoff, poi c'era questa fase di mezzo orologio che non si sapeva bene, o meglio si sapeva che anche se vincevi o perdevi già eri ai playoff, no, c'era contestazione perché comunque la piazza non andava bene, la situazione della proprietà, e quindi è subentrato Tedeschi, che è una persona che io conosco da anni, nulla da dire, è una super persona, però va anche ricordato che Muratori negli anni, al netto della situazione di contestazione, ha comunque mandato avanti una società per ancora prima che io arrivassi, quindi da un po' di anni direi. Non certo. Solo, non un flash, solo. Pietro, scusa, un attimo solo, scusa, un flash, tu hai contratto anche per il prossimo anno? Sì, per il prossimo anno sì, e poi possiamo decidere assieme, insomma, non c'è, è sempre stata una decisione che poi non è mai stata una cosa vincolata né da parte mia né da parte loro, abbiamo sempre deciso assieme in questi anni, non c'è mai stata una cosa obbligatoria. Si decideva la prossima assieme. Stagione, cioè. Certo, certo. Un flash così, poniamo che tu continui a giocare da 20 di media, il prossimo anno ti chiama la Virtus, dice vieni a giocare con noi che fai anche l'Eurolega, tu cosa rispondi? Ma no, non ci andrei, dai, tanto giocherei una partita sì e 5 no, quindi... Va bene, Luigi. Ascolta, a te. Sì, abbiamo, siamo praticamente, mi stanno chiamando la pubblicità perché hanno un blocco pubblicitario. Se hai due minuti per aspettare in collegamento e ci salutiamo subito dopo, Pietro, resisti? Va okay. Bene, ok. Torniamo fra poco allora, pubblicità. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Dixtreet 611, eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548.
la nuova creazione di Chiara Manzi è il ristorante Libra Cucina Evolution, primo ristorante al mondo di anti-aging Italian food. Si trova nel centro di Bologna ed è meta per tutti coloro che vogliono mangiare bene mantenendosi in forma senza rinunciare al piacere e al gusto della buona tavola. Cosa facciamo? Prendiamo i piatti buoni, buoni da morire, e li rendiamo buoni da vivere. Cerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena. Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 20 44 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Eccoci rientrati ancora in collegamento con Jack Bonora e con Pietro Radori. E perdonami se ho citato prima Jack Bonora, ma tu sai che qua è sempre il padrone di casa anche quando non c'è. E ci sono due domande, una è più, la seconda è un po' più pepata. È presto dirlo, ma sembra aver azzeccato la Fortitudo dopo diversi anni due stranieri, ma soprattutto il coach che fa correre e difendere anche sul più 20 ed evita monologhi inutili alla fine con interviste a fine partita. Saluti da Mauri D'Ariccione. Poi sempre lo stesso ci dice: Bellinelli con l'uscita di Scariolo dichiarò che si sentiva più libero fuori e anche dentro. Per caso anche Aradori si sente così con l'arrivo di Kaya? Più libero. No, mi trovo bene con Attilio, mi trovo bene con Kaya. In questi anni sono passati tanti allenatori alla Fortitudo, come voi ben sapete, anzi fin troppi, se ne è cambiati fin troppi. E possiamo dire che il tuo preferito forse è stato proprio Kaya. Sì, mi sono sempre adattato a tutti, e se a loro io non andavo bene mi avrebbero mandato via, invece mi ha sempre tenuto. Mi piaceva anche Repesa, se non fosse andato via, se non si fosse dimesso dopo la prima giornata. Quindi sì, con Attilio mi trovo molto bene, a me piace come allenatore. Però, un flash, Pietro, Dal Monte è stato esonerato, secondo te è stato giusto il suo esonero o se fosse rimasto avrebbe fatto meglio? Beh, è una bella domanda, non lo so, questo non lo so. Probabilmente ha avuto scontri o vedute diverse con la società in quel momento e quindi la proprietà, pagando gli stipendi, può decidere quello che deve fare, si assume le proprie responsabilità e ha fatto le proprie scelte. Siamo arrivati in semifinale l'anno scorso, siamo usciti contro una squadra che era costruita fin dall'inizio come Cremona per salire. E quindi la stagione è finita bene, però ti ripeto, come ho detto prima, io faccio il giocatore, non prendo decisioni di societarie, se no farei il dirigente,
Guarda, guarda, sono. Pietro, hai detto non aveva la fiducia della società, ma la fiducia della squadra l'aveva Dal Monte alla fine? No, io non ho detto che non aveva la fiducia della società, ho detto probabilmente si è trovato in disaccordo con la società, perché certo, altrimenti non sarebbe stato mandato via. Ma non ho detto che non aveva la fiducia della società. E della squadra sì, provava. L'anno scorso si è partiti con un tipo di squadra e dopo 3-4 mesi si erano già cambiati tanti giocatori, quindi la fiducia della squadra c'era, ce l'aveva, non era questo il punto. Non sempre ogni stagione va come si vorrebbe, è importante anche partire e avere un certo tipo di continuità e trovare un certo tipo di continuità con gli giocatori che scegli in estate. Ci sono alcune stagioni, ne ho vissute tante, in cui si cambiano tanti giocatori e quando ne cambi tanti comunque è difficile, anche se tu vuoi far bene è difficile che tutto vada nella giusta direzione. Quindi questo probabilmente è stato la situazione l'anno scorso. Sì, per sì. Pietro, siamo in chiusura. Velocissimo, se quest'anno per te Pietro, se finisse come l'anno scorso, ossia se arrivaste a due partite dalla finale per la promozione, ti accontenteresti oppure sarebbe un obiettivo, la riteresti una stagione buttata? Siamo in chiusura, quindi hai 10 secondi, Pietro. Ma guarda, se dovesse succedere che si può salire, noi lo prendiamo, cioè noi cavalchiamo l'onda. Devono andare le cose nella giusta maniera. Adesso stanno andando bene, noi non ci tiriamo indietro sicuramente. Benissimo, allora speriamo che continui questa scia fantastica, quindi vi auguriamo il meglio anche per la prossima partita. Tu continua a fare più di 20 punti a partita, così continui a tenere la media. Salutiamo quindi Pietro Radori, salutiamo Jack l'importante Bonora. L'importante che si vinca, dai, l'importante che si vinca. Esatto, va bene. E salutiamo anche Jack, che sarà collegato anche lunedì prossimo. Arrivederci a tutti e ci rivediamo lunedì alle 17:30, sempre qui su Consport Club.